Avete fatto il massimo di quello che oggi era possibile fare al netto degli infortuni, delle assenze, però un pizzico di rammarico rimane perché fino all'ultimo ci poteva scappare questo gol del 3-3 che non sarebbe stato uno scandalo. Sì, beh, ma è vero, poteva anche starci, rimane però il risultato negativo di oggi, anche nonostante comunque gli infortuni, noi dovevamo fare una nostra partita, si poteva cercare anche di trovare un risultato diverso, perché comunque non è la prima volta che ci troviamo in emergenza, è vero che ne abbiamo tanti fuori, però siamo comunque una rosa importante che deve anche riuscire a superare questo tipo di difficoltà. Gli errori individuali, gli errori che hanno fruttato i gol del Bari, poi sono quelli che fanno la differenza alla fine della partita. Sempre comunque poi errori di squadra, di posizionamento. È normale che magari poi uno paga forse una marcatura o magari l'attaccante sbaglia davanti al portiere, però sempre comunque concetti di squadra e su questi lavoreremo sicuramente di più. Al di là delle frasi fatte, la tua esperienza ti porta a dire che questo Catania dove potrà arrivare e come può uscire da questo momento così difficile? Dove potrà arrivare non lo so perché in questo momento qua stiamo faticando molto durante queste prime giornate a cercare di ottenere dei risultati e a fare dei passi in avanti. Quindi non so dove possa arrivare, la squadra sicuramente deve fare quadrato, deve riuscire a cercare di tirar fuori qualcosa in più che sicuramente non è soltanto l'impegno, perché in questo momento qua magari l'impegno c'è ma bisogna tirar fuori qualcosa di più per ottenere magari dei risultati. La condizione atletica è un aspetto che in questo momento viene messo, tra virgolette, sotto accusa. Come avete lavorato? Se c'è ancora un progresso che si deve completare in questa preparazione che avete sostenuto a luglio a Torre del Grifo e se tutti questi infortuni sono solo da ricondurre al caso, alla sfortuna. Ma sicuramente anche su questo è un altro aspetto come quelli citati poc'anzi, dove magari dovremmo lavorare per prepararci meglio. Non è soltanto questo, ma sicuramente una delle componenti che poi magari ti porta a attraversare un buon periodo nel campionato è anche la condizione atletica che sicuramente dovremmo andare a migliorare. La squadra all'inizio, come è stato detto anche dal direttore, dal preparatore, dal mister, all'inizio non era ottimale perché avevamo già in partenza un buon numero di infortunati, quindi non è stato facile nemmeno lavorare con tanti giocatori a disposizione. E adesso bisognerà chiaramente però riuscire a raddoppiare le energie per poter lavorare al meglio. Sei già l'idolo del Massimino in ogni caso. Ma questo mi riempie di orgoglio perché comunque sto cercando di dare il mio contributo, però so personalmente anch'io di poter fare di più perché in questo momento qua l'importante è riuscire a trovare i risultati perché andare male a casa anche con una doppietta ma uscendo sconfitto dallo stadio non è sicuramente una bella giornata nemmeno per me. L'ultima cosa, un retroscena su quel rigore fantasma per alcuni, insomma, ti abbiamo visto esultare, sicuro che il pallone era entrato e Donnarumma invece l'ha preso, l'ha messo al limite dell'area piccola come per riprendere il gioco con la rimessa al fondo. Ci racconti qualche aneddoto su questo episodio? Beh, no, il rigore era subito entrato, poi c'era stato però un buco dietro alla porta. Allora io ho esultato perché era gol netto, però ho visto l'arbitro che è stato un po' spiazzato dal fatto della palla fuori, quindi non era andato subito verso il centrocampo, quindi avevo paura mi facesse ribattere il rigore, però poi alla fine si è convinto del rigore che fosse entrato. Va Grazie, bene, ciao. ciao.